Sentiamo adesso, e poi vengo da voi, un imprenditore, e quindi tu fra poco dovrai licenziare i tuoi, diciamo, operai, perché? Perché se qualcuno non ha il Green Pass, tu sei costretto a licenziarli o a non dar loro lo stipendio, insomma. Dovrei prima licenziare la mia intelligenza, ma siccome non ho intenzione di farlo, io non licenzierò nessuno. E poi mi fa sorridere quando hanno detto non arriveremo mai al licenziamento. Cioè, tu sospendi uno e non gli paghi lo stipendio, ma cosa vuol dire? Cioè, cioè, veramente, ma ci trattano come degli idioti, come dei bambini di 3 anni. Probabilmente, nel caso mio, magari ci azzeccano anche, però voglio dire, tu non lavori, tu non hai il Green Pass, tu non lavori, stai a casa quanto? 2 anni, 3 anni, non ti pago lo stipendio, però non ti licenzio, capisci Vito? È una situazione che se non fosse drammatica sarebbe ridicola, ma in questo paese spesso la drammaticità è scivolata nel ridicolo. Io volevo, a parte che io non farò assolutamente niente, cioè io faccio quello che ho sempre fatto nella mia vita, me ne frego, cioè scusate, non mi interessa, perché bisogna stare anche attenti come parli, non mi interessa quello che dicono Sì. questi soloni del nulla, che parlano del nulla per ore e ore, li sentiamo alle TV, che È è però l'unica cosa di cui sanno tutto, il nulla. Cioè loro disobbedire parlano. civilmente, ecco, e intelligentemente, come dice il professor Melussi, come dice il filosofo Diego Busaro, no? Visto che l'intelligenza non la licenziamo, disobbediamo Sai civilmente. cosa però? C'è una cosa da dire però. Che noi in questa trasmissione qui ci stiamo rivolgendo a un pubblico che solo per il fatto di guardarci è un pubblico, è un popolo che sta ancora in piedi. In un mondo di rovine, un popolo che sta in piedi. E a questi che noi ci dobbiamo rivolgere. Prima della trasmissione tu dicevi, ma come fanno a perseguitare, come fanno a discriminare 10 milioni di persone che non vogliono assoggettarsi a questa dittatura? Perché è una dittatura, un sistema che sospende la democrazia, perché ricordiamoci, la democrazia è quel sistema che deve tutelare le minoranze, non perseguitare, non discriminare le minoranze, come sta facendo il governo italiano adesso. Per cui questa gente che ci sta seguendo, noi qui seduti, siamo un'avanguardia di libertà, questa è la. Chi non Siamo i nuovi vuole. apostoli Sai, della nuova era. io sai, sono un po' più prosaico, però gli apostoli è un termine importante. Io non mi considero. Apostello, Sì, ma non mi portare un considero un apostolo, messaggio. cosa vuoi, sono un peccatore. Ma quello che voglio dire, a parte che anche Pietro non scherzava, ma quello che voglio dire io è che noi dobbiamo basarci su questa gente, la gente che non si arrende. È inutile che noi andiamo a predicare ai novantenni, agli ottantenni che li vedi in macchina con due mascherine. Quelli ormai sono persi, come abbiamo perso tantissime persone negli anni recenti. Cioè noi dobbiamo stare in piedi, noi 7, 8 qui stasera, 10, 20, 10 milioni di persone, e dobbiamo essere un'avanguardia di libertà. È questo che io vado a dire. Cioè è inutile che io spenda il mio tempo per convincere persone che sono ipocondriache, che sono vigliacche, che hanno, cioè non vivono per la paura di morire. Questa è la realtà che viviamo in Italia. Io dico, ci siamo noi, siamo in piedi, dobbiamo essere noi a metterci in gioco. E io ci sto, nel mio piccolo io ci sto. Dovremmo starci tutti, questo voglio dire.